di quelli interessanti, diciamo. Quelli interessanti. Cavolo, qui siamo in professionale. Ma ce ne sono tanti, solo che... No, ti faccio un esempio. Io l'aneddoto che ho raccontato è quando, ti ricordi quando era venuto quel tecnico a vedere l'uva, la mia uva, i miei anni, e così. Andando nella vigna, vedemmo, lui vide un enorme ragno giallo dentro la vigna e disse, guarda, cioè, con sua figlia che c'era sua figlia, guarda, questo si vede lì. L'agricoltura biologica si vede, si trovano questi. Ah, va bene, va bene. Chuck si riparte. Andiamo da un'altra parte. Un'azienda biologica, diciamo, ideale, deve essere un'azienda che, come diceva Steiner, che era un biodinamico, che però è stato poi anche il padre del biologico, deve essere quasi un corpo autonomo, autosufficiente. Ad esempio, ha messo solamente l'uso del rame, dello zolfo, perché sono elementi che storicamente sono sempre stati utilizzati. L'utilizzo di insetti utili, quindi creare magari le condizioni perché si sviluppino questi insetti utili. Soprattutto tutti i campi dei vicini che erano trattati contro gli afidi, ed erano pieni di afidi, pieni di pidocchi. Invece c'era il campo biologico, che era praticamente a 50 metri, che non c'era neanche un afide, perché era pieno di coccinelle. Gli altri, uccidendo i pidocchi, hanno ucciso anche le coccinelle e dopo si sono rovinati da soli. Cioè, io potrei indicare, secondo me, delle aziende che hanno, diciamo, hanno seguito e hanno anche sviluppato il discorso dell'agricoltura biologica e sono dei fari. Un'altra azienda che mi viene in mente è Abbiate Valerio, che è di Guiglia. Ma non solo è bella la sua azienda, ma insomma è importante e bella la sua storia, perché lui ha avuto una sfiga molto importante qualche anno fa, mentre andava attorno a un silos per tirare fuori il faro per la semina, è partita la coclea e zac! Adesso continua a fare quasi tutto quello che faceva prima. Ha comprato addirittura una Miti Trebbia, poi l'ha fatta modificare per poterla guidare con una sola mano, cioè una cosa di questo tipo qua. Fa delle cose particolari.